scintilla divina. Scintilla divina che cresci invadente e dentro trasformi un corpo ospitante. Sei donna? Sei uomo? Scintilla assoluta, riempi quel vuoto di madre ferita. Poi spingi con forza, sei stanca del nero, sottrarti alla morsa è il tuo solo pensiero. Ti inonda di luce la forza di vita, ti affacci, felice. Io, grata, ti bacio le piccole dita. Bravo. Magari il valore del messaggio che la poesia vuole veicolare. Allora, intanto io ho letto il progetto di come nasce questo libro, no? Controversi, poesie, prêt-à-porter. E è stato proprio un percorso divertente che la stessa autrice ha ricostruito attraverso incontri con le persone. Penso che le cose più belle nella vita sono quelle che scaturiscono dagli incontri. Bene, questo libro è la conseguenza, è il frutto di incontri con, intanto le poesie sono state scritte da Manuela Minelli, quinta esperienza letteraria, 4 testi alle spalle. Uno che mi ha colpito profondamente, che è di racconti sulle donne, ma a parte questo, diciamo, dopo aver scritto le poesie, a Manuela viene l'idea di arricchire queste poesie con delle illustrazioni, e quindi il primo personaggio in questo percorso, in questo sentiero che porta alla creazione di questo libro è Giulia Gorga, che ha illustrato queste poesie. Non contenta, non sufficientemente soddisfatta, non del lavoro di Giulia Gorga, ma diciamo dell'opera finale di questo testo, e si è rivolta poi a Sabrina Persichino, che è una esperta di moda, che è una persona che sta nell'ambiente della moda, nell'alta moda, e per abbellire queste poesie e questi disegni, per agghindare direi queste illustrazioni con dei tessuti, con delle paillette, chiffon, con dei filati e quindi con dei prodotti che provengono proprio dall'alta moda. E poi non sufficientemente contenta di questo ulteriore incontro, subentrano invece la vivacità, la creatività di 39 studenti del liceo artistico Caravillani, che hanno lavorato su queste illustrazioni vestendo i disegni a piacimento, in base alla creatività di ognuno di loro. E nel segnalibro di questo testo c'è proprio l'elenco dei ragazzi che hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera. E la cosa particolare intanto che viene subito d'impatto è che avendo lavorato con la creatività individuale di questi 39 studenti, le 500 copie di questa prima tiratura hanno una diversità l'una dall'altro, quindi sono degli oggetti unici, irripetibili, sono numerati e diventano dei prodotti artigianali, no? Quindi nella serialità della produzione di un libro queste copie hanno una unicità che le rende inconfondibili l'uno dall'altro. Se da una parte questo libro, Prêt-à-porter, rappresenta una democratizzazione della poesia, che non è più una poesia per pochi eletti, ma è una poesia, come dice in prefazione e come sostiene l'autrice, una poesia per l'uomo comune, quello che sta sulla metropolitana, quello che si può leggere una poesia in qualsiasi momento della giornata, che non deve avere nemmeno chissà quale preparazione o quale riferimento alla metrica della poesia, al tempo stesso, e quindi presuppone una certa serialità della produzione del libro, perché è per la massa, però al tempo stesso la contrapposizione a questo è che è un prodotto artigianale, e sul prodotto artigianale dobbiamo dire che è un manufatto culturale. Controversi versi contro, in realtà, perché contro appunto l'accademicità, che è una parola bruttissima, però l'essere, cioè la poesia accademica, la poesia seriosa.